Ciao a tutti, per fare questo lavoretto sono necessari due fogli, uno per forza verde e l'altro potete usarlo di che colore volete, una matita, una colla, delle forbici, dei ceci, della colla vinilica, delle tempere rossa, bianca o blu. Quella rossa potete anche prendere di un altro colore, decidete voi. Due pennelli e due piatti, possibilmente di carta. Ora andremo a pitturare di azzurro il nostro piatto. Se non avete l'azzurro potete usare il blu e schiarirlo con la vernice bianca. Vi dimenticavo, prendete anche un bicchiere d'acqua perché appunto andremo a diluire il colore per stenderlo meglio. Perfetto, dopo aver finito di colorarlo lo mettiamo da parte che deve asciugare e andiamo a ripulire il nostro tavolo da lavoro. Perfetto, ora andiamo a disegnare le alghe e il pesce. Io ho scelto un colore arancione per il nostro pesce, però potete usare il colore che volete. Mettete la mano così e andiamo a fare la nostra sagoma. E poi andiamo a chiudere. Ora andiamo a ritagliare. Perfetto, dopo averlo ritagliato passiamo alle alghe. Allora, io disegno delle alghe così. Non so se si può vedere. Così, voi potete farle come volete. Ne disegniamo 4, 5. Dopo averne disegnate, io ne ho disegnate 5, per esempio, andiamo a ritagliarle. Perfetto, dopo aver ritagliato quindi sia il pesce che le alghe, prendiamo il nostro piatto azzurro. Con la colla normale ora andremo ad appiccicare il nostro pesce. Ora è arrivato il momento di decorare il nostro pesce, quindi prendiamo il piattino che abbiamo usato per l'azzurro, il bicchiere d'acqua e un altro pennellino, e io per esempio prendo la tempera rossa perché ho fatto il pesce arancione, però potete fare qual il colore che volete voi. Perfetto, come potete vedere arte non è il mio forte, però ci accontentiamo. Ora andiamo a prendere la colla vinilica e i ceci. Ok, utilizziamo i ceci secchi, appunto. Se no, se non avete ceci secchi o preferite, usate appunto i sassolini, quelli che si trovano anche in giardino o quelli che si usano per l'acquario. Con la colla ne mettiamo un po'. E poi con il pennellino andiamo a spalmarla. Andiamo poi appunto a non vi preoccupate per la colla, quella che si vede, perché una volta asciutta poi diventerà trasparente, quindi non ci saranno poi problemi. Schiacciate un po' in modo tale che prendano bene. Perfetto. Perfetto, ora passiamo alle alghe. Mettiamo un
un po' di colla. Per farla rimanere ben appiccicata potete anche ricoprirla di colla in modo tale che rimanga, appunto, perché tanto poi diventa trasparente. Perfetto, ora lasciamo asciugare la colla. Mi raccomando, non toccatela perché potreste rimanere appunto appiccicati. Perfetto, io poi ho finito l'acquario con delle bolle e con dei pesciolini. Comunque la nostra opera d'arte, il nostro lavoretto è finito. Speriamo che questo lavoretto vi sia piaciuto. Vogliamo ricevere, cioè ci piacerebbe molto ricevere le foto di come è venuto a voi il vostro acquario. E al prossimo lavoretto, ciao!